Allora, è bellissimo dopo un concerto, una serata così bella, parlare in mezzo a questa confusione di gente che è stata bene, che sta mangiando, si diverte, ma ha sentito delle cose bellissime. Innanzitutto da parte nostra, grazie. Grazie perché è una serata veramente molto importante per noi e penso per tutti quelli che hanno ascoltato. Ci sarebbero veramente tante domande da farle, sia dal punto di vista compositivo, sia dal punto di vista di direzione, sia dal punto di vista di... Però mi collego a una frase che ho sentito prima, dove lei ha sfiorato l'argomento dicendo tempo fa ai direttori che volevano imparare occasioni come queste erano concesse di rado. Sì, molto vero, perché non c'era l'idea da parte dei cori di potersi aprire alla formazione musicale. Questo è stata una conquista che è proceduta assieme alla crescita morale dei cori, cioè la consapevolezza di essere una forza culturale che trasmette valori. Questo è importantissimo. E come ha detto lei, il coniugare la bellezza con anche il momento di insieme è fondamentale, guai se non ci fosse. Ma non perché tutto debba finire per forza nella mangiata o nel divertimento, ma perché questo fa parte proprio dello stare assieme che le formazioni corali, anche bandistiche del resto, hanno proprio nel proprio DNA. Guai se perdessimo questo valore, perché sì, conta lo studio, conta l'essere... andare avanti e forse fare anche della bella musica, ma conta moltissimo che le persone che lo fanno siano fra di loro solidali. Poi ovviamente come una società il coro ha al suo interno problematiche, dinamiche, ma questo fa parte del gioco. No? Fa parte del normale andamento della vita, sì. Le volevo chiedere anche rispetto a... diciamo così, uno degli argomenti molto importanti per noi come festival di corali è dare la possibilità alle corali di tutta Italia, speriamo anche più avanti da altre parti del mondo, di esibirsi facendo capire che ascoltare il suono della voce umana di tante voci tutte insieme senza l'ausilio di elettricità è una cosa magica, è un'esperienza. Mi può dire la sua opinione in merito? Sicuramente, anche dal punto di vista pedagogico stiamo lavorando perché i bambini non suonino, non cantino con basi già prefabbricate, ma che imparino ad avere il contatto come se fosse in campagna con una foglia o col terreno, cioè il suono com'è, per come è prodotto naturalmente. Questo festival secondo me avrà un ottimo futuro perché è impostato bene. Il fatto stesso che si sia occupato della formazione secondo me è un valore enorme. Questo non potrà altro che procurare del bene e credo che rassegne di questo tipo ne abbiamo veramente tanto bisogno. L'ultima domanda, starei qui tipo 3 ore, però mi rendo conto che andiamo poi dopo a stare bene anche noi insieme agli altri, però le volevo chiedere una foto. Ho visto tanti giovani, cioè nel senso di ci sono dei giovani che vogliono imparare, che vogliono intraprendere il percorso della direzione per i cori. Una sua opinione o una sua fotografia di questo momento che ci sembra molto, non so, si sta rinvigorendo, ci sembrano. Sì, sì. Direi che stiamo vivendo un momento interessante perché troviamo che finalmente la direzione non viene vista come qualcosa che appartenga al sacro itinerario professionale, ma è qualcosa che possono affrontare tutti. C'è però una cosa importante che dovremmo fare di tutto perché i giovani comunque continuino e vengano a cantare. Questo è un aspetto che sta avendo una curva un po' pericolosa. Quindi, nelle scuole, dice? No, ma proprio nei cori. Ecco, quindi il fatto che dei giovani
vogliono fare la direzione, questo nel futuro potrebbe volere dire che coinvolgeranno dei giovani anche, quindi lo vedo molto bene. E questo però è un messaggio che vorrei lanciare, cioè che dobbiamo fare in modo che i giovani si appassionino al canto corale, però bisogna fare le cose fatte bene. Questo è secondo me il vero cerotto che terrà unito. Io la ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie.